Siete pronti? Il nostro circo sta per ripartire. Stiamo per riportare il nostro spettacolo a giro per l'Europa, in altre città. E dunque, un saluto a tutti quanti voi dal vecchio bastardo, ben ritrovati al nuovo episodio della nostra campagna Total War Attila, ma con la mod Medieval Kingdoms 1212, nella versione, come sapete, riservata ai beta tester. Allora, come avete visto dall'episodio precedente, siamo pronti per marciare verso Groningen e in questo episodio andremo sicuramente a cercare di prendere le Fiandre. Prima di proseguire, come sempre, vi ricordo la cricca del sottosuolo. In questa grafica trovate tutti i canali che ne fanno parte. Qui sotto trovate in descrizione tutti i link per tutti i canali. Grazie se seguite e vi iscrivete anche agli altri. Torniamo al gameplay. Allora, vediamo un po'. A livello di edifici nelle città, nei nostri possedimenti, avevamo già fatto. Possiamo, grazie all'accordo di transito militare fatto con la Lorena, muoverci al confine tra Lorena e la Lega di Uppsala senza avere penalità diplomatiche. E ci sta. Dopodiché, usiamo la nostra spia, usiamo il nostro Varram per attaccare Groningen. E direi in questo caso di iniziare cercando di incendiarla la città. 93% a nostro favore. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Abbiamo avuto successo, molto bene. Vediamo se ci fa il livello, sarebbe importante, ma direi proprio di no. Va bene, fatemi un attimo controllare il discorso della famiglia. Dunque, vediamo se qualcuno può prendere delle cariche migliori. Il nostro Gunther, che da provost può diventare barone dello scacchiere per aumentare l'ordine nella provincia e diminuire la corruzione e i costi di mantenimento. Sì, ci sta bene. Oltre a ciò, la nostra famiglia è molto piccola, come vedete, numericamente. Arnold ci ha lasciato una figlia illegittima di 6 anni, il nostro Maynard ha fatto 2 figli maschi, ma di 4 e di 1 anno. Molto piccoli. Vediamo un po'. 42, 41, 34, 32. Possiamo provare ad adottare Otto, che è quello più giovane, e siccome è un'azione che possono fare soltanto gli uomini della fazione, della famiglia, dobbiamo usare per forza il nostro Maynard. Vediamo se riusciamo ad adottarlo Otto per allargare un po' la famiglia. Bene. Detto ciò, direi che non abbiamo altro da fare, ma prima di passare il turno, è arrivato il momento di andare a vedere cosa succede davvero nell'anno Domini 1230, per cui vi lascio all'anno la storia. L'anno la storia dell'anno Domini 1230. Rientrato nella sua corte siciliana, Federico può finalmente dedicarsi ai suoi interessi culturali. Alla sua corte è tutto un fiorire. Le arti, la medicina, la biologia, la scienza sono di casa. La Sicilia di questo periodo diventa il più grande centro culturale europeo. Dai suoi palazzi della cultura, dove lavora un nutrito gruppo di studiosi e scienziati, escono e si inviano testi arabi tradotti in tutte le lingue a tutte le università europee. Lo stesso Federico scrive una delle opere più importanti di zoologia del Medioevo, il De Arte,
te veneandi cum avibus. Federico, soggiornando in Oriente, ha visitato i templi della cultura. Ha osservato, cercato di capire alcune istituzioni che potevano risolvere molti problemi occidentali. Ha fatto tesoro di alcune tecniche di fabbricazione, ha portato con sé da quelle terre letterati, scienziati, agronomi, astronomi e assieme a loro decine di migliaia di testi antichi, o ancora di più, quelli rielaborati dagli arabi, dove compaiono per la prima volta tesi e conoscenze completamente sconosciute in Occidente, anche se risaputo in Oriente da molto tempo, da oltre 1000 anni. Per rapporto culturale, Federico lo si può considerare uno dei più grandi illuminati regnanti di tutti i tempi, colto e anche premonitore di quanto sarebbe accaduto da lì a poco. Non saccheggiando, ma bensì intuito il pericolo delle orde asiatiche, trasferì in Sicilia intere biblioteche, salvandole dagli incendi, che, come aveva previsto, appiccarono subito dopo i mongoli con le loro invasioni e distruzioni. Una calamità nefasta per Baghdad. I mongoli distrussero la più grande e importante biblioteca del mondo e, come ci racconta un cronista dell'epoca, sventrarono la biblioteca e buttarono tutti i libri nel fiume Tigri. Erano talmente tanti che in una delle anse del fiume si era formata una diga che minacciava lo straripamento delle acque. Fu così deciso di accatastarli in grande pile, appiccarono il fuoco e ne fecero un grande falò, che dopo 10 giorni ardeva ancora. Sarà proprio alla corte di Federico in Sicilia che, con un nutrito gruppo di scienziati, si va ad iniziare a tradurre moltissimi testi, che Federico, con tanta solerzia e magnanimità, poi inviava nelle varie corti d'Europa e nelle prime università. Nell'anno 1230 nasce Jacopo dei Benedetti, nasce a Todi ed è più conosciuto come Jacopone da Todi. Dopo aver studiato diritto, forse a Bologna, si dedicò all'attività di procuratore legale, conducendo una vita spregiudicata. Alla morte della moglie, Jacopone inizia una lunga conversione, una conversione combattuta. Conduce una vita ascetica e raminga, mendicando e sottoponendosi a dure fatiche e umiliazioni prima di entrare nell'ordine francescano dei minori. L'eremita abruzzese Pier d'Ammorrone, eletto al pontificato, ammonisce Jacopone a portare avanti il processo di rinnovamento della Chiesa, ma dopo la rinuncia di Celestino V e eletto Bonifacio VIII, l'ordine appena costituito viene sciolto. Jacopone viene scomunicato perché contrasta le ambizioni del pontefice. Con una sua decisione, Jacopone è condannato al carcere a vita, ma non cessa di difendere le proprie convinzioni. Uscirà dal carcere e sarà liberato dalla scomunica nel 1303 con l'elezione del nuovo Papa Benedetto XI. Muore nella notte di Natale del 1306 nel convento di Collazione fra Perugia e Todi. E per l'anno della storia è tutto. Eccezionale la figura dello Stupor Mundi, sarebbe da farci una live di storia insieme a Lorenzo e Giacomo. Non so voi cosa ne pensate, se lo volete scrivere nei commenti. E vi può interessare se è un argomento che vi sembra da portare. Allora, passando il turno, Gunther, governatore a Tournai, un punto di autorità per continuare a migliorare l'ordine pubblico nella città e un 3% ulteriore di tax rate per aumentare ancora un po' le nostre entrate, direi che ci stanno. D'accordo, eventi, fatemi controllare un po', d'accordo, dobbiamo togliere l'accordo commerciale al Brabante, oltretutto, facciamolo subito prima che me ne dimentichi, per quando lo attaccheremo, per non avere problemi a livello di penalità diplomatiche, quindi andiamo a farlo, cancelliamo il trade, d'accordo.
nostro income a turno diminuisce un po', ma pazienza. E adesso passiamo il turno. Vediamo un po'. Se succede qualcosa di interessante durante il cambio turno, qualcosa che ci vada a tirare in ballo. Ecco, appena detto, fatto. Sassonia, che vorrebbe con noi un'alleanza difensiva. Un'alleanza difensiva non ci pagherebbe neanche, però sarebbe alto. Sassonia, che ha tantissimi alleati militari, vedete qua. Noi abbiamo alleati difensivi, il Brandeburgo e il Brunswick, alleato militare l'Austria. Sassonia ci potrebbe essere utile, ragazzi, per politiche imperiali. Se un giorno volessimo cercare di prendere il trono imperiale, avere degli alleati che supportino la nostra candidatura ci può fare comodo, per cui cercherei di farlo. 1.300 è ancora alto, 1.800 è alto, 2.300 è moderato, proviamoci. Loro rilanciano per un'alleanza militare. No, rimaniamo su una difensiva al momento. E ci paghi 2.000 fiorini. Clementia, cosa ne dici? Accettato, d'accordo. Bavaria anche lei ci propone un'alleanza militare e ci pagherebbe ben 3.000 fiorini. Anche la Bavaria ha tantissime alleati, ma è in guerra con lo Stupor Mundi. Per cui in questo momento non lo farei. Vorrei tenermi buono lo Stupor Mundi, il regno di Sicilia, quantomeno fino a che Federico è in vita. Quindi per il momento non accettiamo. Riforma imperiale. Conferma dei permanente per i principi elettori. Un passo verso l'aumento della centralizzazione dell'impero. Il Sacro Romano Impero. Hunter prende la carica, adottiamo 8, molto buono, e andiamo a vedere in famiglia cosa succede a livello di equilibri. 8 molto fedele, ma aspettiamo a nominarlo erede, e gli altri come fedeltà è più che buona. 8 che potrebbe diventare maresciallo, ma non essendo un generale non ci interessa. Gli altri non possono progredire, per cui lasciamolo così. Tu dove sei andata a finire, vorrei saperlo. Vabbè, un giorno lo scopriremo. Per ora ti lasciamo qua, Volkmar, dato che non ci servono caselle in quella carica lì, ma non so davvero che fine hai fatto. Hai corso dietro una principessa. Allora, è inverno, per non prendere il logoramento non riusciamo ad attaccare la Groningen comunque in questo turno. Dovremo mantenere un po' di punti da parte per metterci in fortifica come modalità per non prendere l'attrito invernale. Direi che ci possiamo spostare qua. E ci mettiamo in modalità fortifica proprio per non avere il logoramento dalla stagione invernale. Ci sono eventi. Abbiamo incontrato l'Aragona. Ok. Sì, lo so che abbiamo sconfinato. Lo vogliamo. Allora, Aragona. Patto commerciale. Cosa ne dici? È alto. Ci paghi un po' di fiorini. 2003 è basso. 1.300 è alto. Proviamo con un 2.000, ma credo che sia troppo. Proviamo. E infatti.
Ci paghi allora 1800 fiorini, caro Pere. Neanche 1000. 1000 alta, vabbè, lo sapevamo. 1600 fiorini e la concludiamo qui questa trattativa. Hanno accettato. Bene, altre fazioni con cui commerciare. Polonia, per esempio. Potremmo aprire un commercio con Bologna. È alta, ci paghi 2003 è alto, molto buono. 2003 è basso. 2333, facciamo un 26 e la finiamo qua. 2006 ancora è alto. Un 2800 fiorini, cara Bologna, cosa ne pensi? Ok, molto bene. Tolosa, sei in guerra con tante robe fazioni, tra cui francesi, che vorrei tenermi dalla mia. Davanti, lasciamo fare. I musulmani, lasciamo fare. Danimarca, lasciamo perdere. Anche se per il momento i danesi con noi hanno un buon atteggiamento, ma che si sta deteriorando. D'accordo. Allora, tanti fiorini in cassa è un income che comincia davvero a farsi interessante. In più, finita qua la libreria, quindi sconto alla ricerca. Qui la finiamo tra due turni. Abbiamo diversi problemi a giro di sanità, ma vedremo di porvici rimedio. Allora, intanto, la nostra spia. E questa volta la città è stata riparata, tanto per vedere, la città è stata riparata. Nessun edificio è danneggiato, quindi il nostro Varan però adesso deve occuparsi delle mura. 93% di successo possibile. Ha successo, molto bene. C'è una breccia nelle mura e il nostro Varam ci fa il livello ottimo. Quindi diamoli dono naturale aumentato, quindi possibilità di successo del 20%. Bene. E l'altro direi aumentiamo la possibilità di danni dallo start fire, 15%. Ci sta bene. Allora, allora, qui dobbiamo rimanere in fortifica, aspettiamo ad usare l'assassino, perché come vedete non può fare niente sulla città e può soltanto cercare di assassinare Pavo. Che nome, Pavo, il generale della Lega di Uppsala. Nient'altro da fare, passiamo il turno e vediamo cosa succede. Lorena che ci richiede un'alleanza militare, un'alleanza difensiva, scusatemi. Abbiamo il patto commerciale, il patto di non aggressione, l'accesso militare. Cara Lorena, con te non andrei oltre, per cui lasciamo perdere qua. Brabante che ci propone un'alleanza difensiva, ma caro Godfried, stai sereno. Il Brunswick ci propone un'alleanza militare. Brunswick che però è in guerra con la Francia. E non vorrei portarmi in beghe con i francesi, come vi stavo dicendo, anche se i francesi sono in fortissima difficoltà. Però, però non vorrei inimicarmi la Francia in questo momento, che in cui fondamentalmente ancora ci possiamo permettere un esercito, per cui no. Il nostro income a turno sta aumentando, ma ce ne vuole ancora un po'. Dobbiamo ancora un po' salire, reclutare un secondo esercito. Nominato dal Papa un pretendente al trono imperiale. Attenzione, il Regno di Ungheria.
Andiamo a vedere subito questa situazione. Regno di Ungheria che possiede 7 regioni e è già presa la Sassonia e la Slavonia, si è già presa la Croazia, quindi è in guerra con la Silesia, il Ducato di Bassa Polonia e il Sacro Romano Impero. Controlliamo un po' la meccanica qua. Federico II, chiaramente. E Kalman. Però scusate, riusciamo a vedere. No, io non voglio. Scusate, non capisco. Oh, eccoci. Noi appoggiamo Federico. Diamo il voto a Federico insieme a Pia, Genova e a Bologna. Mi sta bene. Ma non vediamo niente se c'è qualcuno che sta appoggiando Kalman. Ma noi rimaniamo quantomeno per il momento fedeli a Federico. D'accordo. Allora, dunque, possiamo in questo turno attaccare. E possiamo in questo turno attaccare Uppsala. A livello diplomatico, sono ancora in guerra con la Francia. Non vorrei rischiare di portarmi dentro tutte queste fazioni loro alleate. Quindi andiamo dai francesi. Vorremmo entrare in guerra alto fianco contro la Lega di Uppsala e alto. Quindi, cari francesi, ci pagate un po' di fiorini. 2003 è basso, 1003 è moderato. Proviamoci. 1000. No, guarda. Entriamo in guerra contro la Lega di Uppsala e ci paghi 1000 fiorini. Hanno accettato. D'accordo. Controlliamo. Siamo in guerra soltanto contro di loro. Perfetto. 24.000 fiorini in cassa. Molto bene. Esercito loro che sono due unità di asce a due mani. Il resto sono tutte picche. Tre balestrieri contadini e un sergent a cavallo, niente di che. La guarnigione invece sono 6 unità di ascia a due mani, ma unità leggere, un sergent lanciere, unità media, e 6 balestrieri. Quindi il nostro Varram. Come a proposito della città, hanno riparato le mura, purtroppo sì. Il nostro Varram riprova ad attaccargli le mura. Vediamo. Ha successo. Ottimo. C'è una breccia. E usiamo a questo punto anche il nostro Umbert, il nostro assassino, per... Ah, ma non c'è nessun re qua. In questo momento non hanno né re né governatore. Interessante. Quindi è inutile usarti te, in pratica non puoi fare niente. Quindi attacchiamo Groningen. Attacchiamo Groningen. E direi di mettere a costruire comunque delle macchine d'assedio. Groningen che ha 3 vie d'accesso e poi è sul porto, è sul mare, quindi per il logoramento ci vuole di più, non avendo una flotta che oltretutto stringe l'assedio dal mare. Quindi continuiamo l'assedio e
nei nostri insediamenti credo che non possiamo fare niente di più. Anansi c'è poco cibo, molto poco, solo un più 4. Stiamo facendo pecore, direi di farci campi. Sì, lo so che ci rimettiamo soldi, ragazzi, però faremmo molto più cibo così. Per cui ordiniamo la conversione di quell'edificio. Passiamo il turno. Fatto di non aggressione richiesto dal Brabante, che ovviamente rifiutiamo. Allora, vediamo un po', altra libreria costruita, scarso cibo in bassa Lorena, rango guadagnato da Maynard. Va bene, in bassa Lorena, scarso cibo. Abbiamo meno 10. Dobbiamo intervenire. Dobbiamo... vabbè. L'ordine pubblico rimane più che buono. Aspettiamo. Aspettiamo. È chiaramente per la stagione invernale tutto ciò. Allora, visto che... i nostri agenti non possono fare niente adesso, dato che la città è sotto assedio, intanto il loro esercito è sceso in mare... direi di utilizzarli per dare un'occhiata un po' a giro. Tu, Farran, vai un po' a vedere da queste parti cosa c'è. D'accordo. E tu direi che vieni a dare un'occhiata già verso Antwerp, direi. Vieni a già dare un'occhiata già da queste parti. Dove loro hanno un esercito di 11 lì. D'accordo. Le armi d'assedio sono state costruite. Ma vorrei aspettare ancora un paio di turni per diminuire la forza delle loro mura ancora. Direi che ci può stare, quindi continuiamo l'assedio direi di passare il turno. Maynard ci fa il livello, mi fai un punto di autorità e un punto di zelo, d'accordo, per poi andare verso leader ispirato, ci può stare. Passiamo quindi il turno. Svizzera che ci vorrebbe offrire un'alleanza militare. Svizzera alleata con tutto il Sacro Romano Impero in pratica. Alleata militare. In guerra contro la Tolosa. Ma caro Johan, direi che non fa per noi. Direi che non fa per noi. Il loro esercito è rientrato in città, mi sembra. Problemi a Tournai. Meno 5 di ordine pubblico, ricchezza meno 50 dagli edifici di agricoltura e di allevamento animali. Tournai che quindi sconta un meno 2. Ma va bene. Meno 2 non mi dà problemi per 3 turni questa cosa. Esatto. Non è un problema. Sul plus di popolazione in Alta Lorena, molto buono questo. Qui forse sarebbe il caso di cominciare a fare qualche edificio militare per reclutare unità in più, Non sarebbe certo sbagliato, secondo me. Quindi... tanto il blacksmith ci dà soltanto la possibilità di aumentare
la capacità delle nostre armi, armature e scudi. Baracche cittadine servono più per l'ordine pubblico che per reclutare cose, unità nuove. Il vinaio, la produzione di vino potrebbe essere interessante. Muster Ground, vediamo un po'. Chiusura all'ordine pubblico, ma un costo di 100 fiorini che portato avanti ci porterebbe a queste unità qua. Questo qua ci darebbe soltanto dei bonus, questo per le artiglierie. Vabbè, io lo costruirei. Andiamo a fare il Muster Ground. D'accordo. Abbiamo da fare la ricerca. Tasso di ricerca che vedete è diminuito. Adesso ci mettiamo 9 turni perché siamo al 117%. Bene. Spostiamo le nostre spie verso Amburgo, che è in mano alla Danimarca, dove non ci sono eserciti. Ti manderò a Stralsund per poi riportarti verso Antwerp. Intanto il nostro assassino lo lasciamo qui da queste parti. E controlliamo l'assedio come ci va. Loro hanno reclutato il generale andando in mare. Le loro mura sono al 79%. Attenderei un altro turno e poi nel prossimo attacchiamo. E magari se ci mettiamo un turno esatto, facciamo altre scale d'assedio. D'accordo. E nel prossimo turno attacchiamo Groningen. Repubblica di Venezia ci offre un patto di non aggressione. No. Mi basta il patto commerciale con te, Serenissima. Il Delfinato di Viennois ci offre un'alleanza militare e ci paga 1500 fiorini. Sei in guerra con Tolosa, ma non mi interessi. Nasce Wolfram, altro figlio maschio da Maynard e Irmgard, e ci fa contenti. Allora, intanto la spia vicino a Stralsund, dove non vediamo eserciti danesi, e cominciamo a riportarla indietro. Guarda, ti dico già che dovrai venire qua. Bene, il loro esercito torna in mare ed è un momento quindi ottimo per attaccare. Forza delle mura calate al 74%, ci sono due brecce adesso. Un attimo solo, vediamo se ci sono altri avvisi. Michael farà il livello alla fine del turno, ce ne occuperemo. Vediamo se ci sono edifici da poter fare in più. Qui c'è bisogno ancora di tanta crescita. Qui ci siamo quasi. Qui ci siamo quasi a sbloccare un altro slot. Qui fondamentalmente ci va bene come siamo. E qui tra un turno facciamo il Muster Ground, poi dovremo aspettare tanta crescita. Quindi torniamo a Groningen, cerchiamo di togliere questo effetto di blink che ci dà noia. Attacchiamo Groningen quindi, che tra 3 turni inizierebbe ad avere logoramento, ma direi di attaccare adesso. Questa è la mappa tattica della città, andiamo all'attacco. Ho detto di andare all'attacco.
Ah, avevo sbagliato a cliccare. Scusatemi. Numericamente siamo inferiori, ma il fatto che il loro esercito sia in mare può essere un vantaggio. E può essere un vantaggio, non da poco. Vediamo un po', appena terminato il caricamento. Tempo asciutto mi sta bene. Ecco, meno male. Abbiamo fatto un misclick clamoroso. Qua ci sono delle torri. Oh, vabbè. Vabbè. Allora, la breccia da che parte è? Qui c'è una torre intanto danneggiata. Qui c'è una torre danneggiata. Qui il gate è in piedi. Torre danneggiata con la breccia qua. Torre danneggiata, torre danneggiata. Interessante. Potremmo schierarci qua, dove non hanno difese. Sì, mi sta bene. Allora, dobbiamo anche considerare che loro hanno l'esercito in mare, eh? Quindi le tre torri, le tre catapulte, scusatemi, le schieriamo qua. Così protette dalle nostre tre cavallerie. Bene, poi a questo punto non c'è neanche bisogno di troppe torri e arieti. Tu l'ariete comunque sia lo porti qua, poi vedremo se usarlo o no, ma è per il momento però lo lasci, perché avendo loro l'esercito in mare io direi di provare tre lance qua con tre spade e i tre arcieri tutti qua. Bene, poi gli altri due lancieri li portiamo qua, tu e tu qua. Bene, perché da questa parte poi avremo le cavallerie a darci aiuto. Arcieri a cui togliamo il fuoco automatico e ne facciamo il gruppo. Di voi tre facciamo il gruppo, di voi tre facciamo il gruppo, lo stesso di voi e lo stesso di voi. Vediamo se riusciamo a intercettare il loro esercito prima di ogni altra cosa. Navi che sono qua e stanno purtroppo entrando direttamente in città. Direi che riusciranno tranquillamente a farlo. Quindi le nostre catapulte si devono occupare subito della catapulta avversaria. Voi venite indietro. Attenzione. Attenzione che sembra che non sbarchino in città. E sembra che non sbarchino in città. Quindi voi avanzate. Voi avanzate. Voi iniziate a girarvi. Catapulte. Eliminatela questa catapulta avversaria. Veloci. Qua. Qua. Voi. Qua. Di corsa. Inutile che restiate da quella parte.
prepararsi perché sbarcheranno qua, signori. Catapulta nemica eliminata. Venite qua voi. Forza. Prepararsi ad affrontare lo sbarco, signori. Controlliamo contemporaneamente che non escano unità dalla città. Poi, veloci qua. Attenzione che si avvicinano alle spiagge. O forse tornano indietro. Vedendo qua le nostre unità. Sembra che tornino indietro. Per cui voi marcia indietro. Tutti di nuovo qua. È importante riuscire a intercettargli l'esercito loro, in modo che non porti rinforzi in città se sbarca fuori, che poi non capisco neanche bene perché qui avrebbero la possibilità di attraccare tranquillamente. Sinceramente non so perché non lo stiano facendo. Tanto notiamo bello l'effetto della prua della nave che infrange il mare. Decisamente bello questo effetto. E quindi poi tirarsi qua, poi qua dietro, arcieri qua. A questo punto prendiamo i nostri spadaccini, questi lancieri, le nostre cavallerie e le catapulte a cui diamo tiro esplosivo contro questa unità qua. Osserviamo cosa fanno le loro navi, che sono in grave difficoltà. Voi siete però sotto il tiro di una qualche torre, quindi venite più in qua. Catapulte così. Beh, qualcosina hanno fatto, non molto, ma qualcosina hanno fatto. Attenzione che si ripropongono da questa parte come flotta, quindi nuovamente prepararsi. Se si decidono ci fanno un favore però, se la facciamo, se la continuiamo lunga. E magari vi decidete. Voi venite via di là. Voi continuate il fuoco lì.
Ammettiamo che è un facile obiettivo questo, eh. È un po' ostruita da questa faccenda qua. Allora, piazzatevi qua così. E questi tornano di nuovo indietro. Che fastidio questa faccenda qua. Veramente che fastidio. Aumentiamo un po' la velocità di gioco. Aspettiamo che le catapulte siano di nuovo in posizione. Allora, vi decidete o no? Se vi decidete, ci fate un favore. Catapulte, qua. Lancieri, qua. Spade, qua. Ben colpita questa unità qua adesso dalle nostre catapulte. Cavallerie qua, proviamo a metterci così, vediamo se li facciamo sbarcare. Qua. Catapulte ancora qui. Sì, le stiamo colpendo bene. Vediamo se a metterci così loro decidono di sbarcare. Almeno terminiamo un po' questo impasse, che è abbastanza fastidioso. Che è abbastanza fastidioso. Continuiamo a tenerli d'occhio mentre con le nostre catapulte continuiamo a tirare contro le unità nemiche. Vediamo, vediamo se adesso sbarcano. Su, decidetevi. Se vi decidete ci fate, insomma, ci sbloccate un po' la partita. Le nostre catapulte che stanno continuando a tirare bene su questa unità. Questa unità qua comincia a blinkare. Vediamo, vediamo, attenzione, continuiamo a monitorare la situazione. Vediamo se finalmente si decidono. Qui la spiaggia è molto molto ampia per poter decidere di sbarcare. Vediamo questo colpo. E ha colpito, ha colpito, ha colpito. Colpite bene. Tirate su questi. Vediamo. Vediamo, decidetevi, sbarcate. Guardate, facciamo così proprio, rinunciamo a questa zona nel caso, venite qua. Guardate, almeno nel caso potete sbarcare di là, basta che lo facciate. Su, decidetevi.
Voi continuate a tirare. Forse un po' di unità iniziano a sbarcare o tornano indietro. Cavalleria qua. Poi di corsa. No, sembra che tornino indietro. Tirate su questi. Niente, tornano indietro. Vabbè, lasciamoli sbarcare da quella parte. Ma noi nel frattempo iniziamo la conquista della città, ragazzi. Lancieri. Spade. Adesso attacchiamo, ragazzi. Voi qua. Voi colpite qua. Anzi, colpite quelli. Voi, veloci qua. Attenzione, sbarcano! Sbarcano! Potrebbero sbarcare. Poi. Nuova posizione. Uno stallo terribile, ragazzi, ci sta facendo perdere un monte di tempo. Vabbè, teniamo questa unità qua e con queste andiamo all'attacco della città appena arrivano. Non c'è altro da fare. Nel frattempo le nostre catapulte continuano a tirare sulle unità avversarie. Questi non si sa cosa vogliamo fare. Voi correte qua. Voi continuate a tirare su questi. Alle cavallerie. Ok, le nostre unità stanno cominciando ad arrivare. Arcieri. Vi sistemate qua. Voi venite qua. Voi. Venite qua. Continuate a tirare su quelli, grazie. Sbarcano? Sbarcheranno adesso? Finalmente potrebbe esserci la possibilità del combattimento. Traccheggiano ancora, ragazzi. Tiro infuocato sulla cavalleria.
Lancieri, vi voglio qua così. Spade, vi voglio qua così. Catapulte, tirate qua. Tiro esplosivo, grazie. Qui niente. E qui niente. Poi qua. Spade. Qua. Arcieri, siete in posizione. Quasi. Tiro infuocato. Sul loro generale. E voi tirate qua. Ci siamo. Stanno sbarcando. Avanti, signori. Avanti, avanti. Toppa. 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 Scusate un attimo la pausa. Allora, qui. Questi tre lancieri, bene a chiudergli ogni varco qua. Il muro attivato. Voi avanzate qui, attivate il muro anche voi. Voi tirate qui. Voi tiro normale. Questi. Questi. Bene. E via. Tu prendi questo. Tu. Vieni ad attaccare questi alle spalle. Questi sono andati. Tutti dati indietro di qua. Prendi alle spalle questi, che non abbiamo una cavalleria chiaramente in sofferenza. Bene. Quelli sono andati. Vieni a prendermi questi. Questi sono andati. Tienimi di qua. Intanto qui c'è lo scontro. Voi tirate su questi, ma non con questo, ma con il tiro pesante. Controlliamo qui cosa succede. Questi stanno tornando. Andiamo a prenderli. Andiamo a prenderli. Tu vieni qua. Tu ti sei ripreso, vieni qua. Tu insisti qui. Tu tieni sempre impegnato questo. Tu vienimi a prendere questi. Tu risparmiati. Qui molto bene. Tu vieni qua. Adesso tu mi prendi questi. Poi continua a tirare qua. Tu ti prendi questi.
Tu vieni qua dietro. Tu posizionati qua. Tu insegui questi. Tu aspetta a caricare. Aspetta a caricare. Tu prendi questi. Tu su questi. Tu prendi questi alle spalle. Tu vieni qua. Catapulte che hanno tirato, finito i colpi, quasi. Ok. Arcieri che ne stanno un po' buscando. Tirate qua. Attenzione, ci sono altre unità che sbarcano. Voi allontanatevi, voi allontanatevi. Voi venite di qua subito. Venite subito di qua come voi. Qua. Colpite questi. Caricate questi. Caricate questi. Dentro. 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 Tu intercetta questi. Tu vieni di qua. Tu me li vieni a prendere da dietro qua. No, prima occupatevi di questi. Ok, questi sono andati. Voi venite di qua. Tu vieni qui. Tu ricompattati qua. Caricate da dietro questi. Prendi questi da questa parte. Entra su questi. Tu caricali da dietro. Voi venite di qua. Voi mettetevi qui. Entro qua. Dentro qua. Dentro qua. Dentro qua. Tu finisci questi. Voi caricate da dietro. Tu vieni a prendere questi. Finiscimi questi. Anzi, voi finitemi questi. Voi venite qua. 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 Finite quelli. Ok, qua è tutto sbolognato. Bene. Quindi tu rimani qua. Le nostre due cavallerie rimangono qua. Queste unità vengono a dare manforte qua. Arcieri, qua. Tiro pesante ce l'avete. Qua, veloce. Lancio avanti da questa parte. Tu qua. Tu qua. Forza. Avanti, 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 che li prendiamo di lato da qui. Avanti qui, avanti qui, avanti qui. Tu vieni qua. Ok, quelle unità sono andate. Voi rimanete qua. Arcieri. Venite qua, direi. Tu vatti a prendere questi. Tu vatti a prendere questi. Tu vieni qua. Voi avanti veloci qua. Voi avanti veloci qua.
voi continuate lì, tu vieni via e voi pushate su questi, grazie. Avanti, 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 avanti. Tu che sono andati quelli. Poi qua. Tu rinforza su questi. Tu vieni dietro. Tu vieni dietro. Tu preparati qua. Tu veloce, amico mio, a venire qua. Tirate qua. Venite qua. Vieni qua. Veloce. Veloce. Occupatevi di quello. Tiro standard. Colpite qua. Il generale nemico è morto. Tu vieni qua. Andiamo, tiratemi fuori su quell'unità lì, forza. Quanto ci vuole? Prendi questo. Battaglia dura. Battaglia dura. Avanti, 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 avanti. Vai a prendere quelli, su. Voi venite dentro la città veloci. E ci dà la vittoria. Ok. Terminiamola. Abbiamo perso metà unità dell'esercito, ragazzi, ma... La battaglia non era semplice, anche per via del fatto dell'esercito loro che era in mare, che, come avete visto, ci ha tolto tanto tempo. L'episodio è lunghissimo. Comunque... Abbiamo preso Groningen e l'andiamo ad occupare. Ready for orders. E senza perdere altro tempo per fare nient'altro, ragazzi, perché l'episodio è veramente lunghissimo, lo chiudiamo qui direttamente. Come sempre, dal vecchio bastardo è stato un vero piacere. Al prossimo episodio. Ciao a tutti.